Benvenuti a questa nuova puntata delle uscite videoludiche. È la seconda volta che giro la puntata perché non so come mai non si è registrato l'audio. Comunque ragazzi, nessun problema, la rifacciamo. In questa puntata andremo a vedere tutte le uscite dei giochi di ottobre, che questo mese ragazzi, a differenza degli scorsi mesi, luglio, agosto, settembre, che erano abbastanza poverini, questo mese è veramente ricco, con tanti titoloni in uscita questo mese, tanti titoli AAA, tante collector, ragazzi, veramente tanti giochi, due facciate di titoli, quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere cosa arriverà questo mese. Cominciamo dal primo di ottobre, quando per gli amanti dei giochi calcistici arriverà FIFA 22, questo nuovo capitolo del gioco di calcio più amato dagli italiani, in uscita su praticamente tutti i formati. Infatti arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia, sia in versione fisica che in versione digitale, naturalmente su Stadia solo in versione digitale. Poi sempre l'1 di ottobre arriverà su PlayStation 4 e Xbox One Phoenix Point Behemoth Edition, questo gioco strategico che ricorda tantissimo XCOM come stile di gioco, ambientato anche questo nel futuro. Il gioco arriverà sia in versione fisica che in versione digitale. Poi sempre l'1 di ottobre, attenzione, arriverà la versione fisica di un gioco che è già uscito in versione digitale. Si tratta di Effie, questo bellissimo action RPG che ricorda un po' Zelda come tipologia di gioco, anche qui con una grafica in terza persona, molto carino il gioco, con il personaggio che può usare il suo scudo come fosse una specie di snowboard volante. E attenzione ragazzi, il gioco è già uscito in versione digitale su Nintendo Switch, oltre che su altri sistemi, ma il primo di ottobre arriverà la Limited Edition per Nintendo Switch fisica del gioco, che si chiama Gallants Edition e conterrà tanti contenuti esclusivi. Quindi ragazzi, la Limited arriverà il primo di ottobre e la potete trovare anche su Amazon. Io me la sono prenotata e quindi la vedrete nella prossima puntata degli usciti videoludici. Ma andiamo avanti, perché il 5 di ottobre arriverà su PC Succubus, gioco horror veramente molto particolare. Sicuramente vietate ai minori di 18 anni, perché oltre ai vari mostri e ai vari demoni che vedrete nel gioco, infatti il gioco è ambientato proprio agli inferi, vedrete delle scene un pochino spinte per un pubblico veramente adulto. Quindi ragazzi, gioco particolare ma solo per i più grandi, in uscita il 5 di ottobre solo in versione digitale su PC. Sempre il 5 di ottobre arriva Jet the Far Shore per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, un gioco di esplorazione particolare, potrete utilizzare sia la vostra astronave per muovermi nei vari mondi di gioco e vedrete una inquadratura da lontano della vostra astronave, oppure potrete scendere a piedi e andare a esplorare i vari mondi. Gioco in uscita solo in versione digitale. Invece su Xbox One e Xbox Series X, sempre il 5 di ottobre, arriverà Hell Let Loose, questo sparatutto in prima persona ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Veramente bello questo gioco, realizzato dal Team 17, e uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Ancora il 5 di ottobre arriverà un gioco interessante per chi ha giocato le versioni vecchie, infatti sarà disponibile Super Monkey Ball Banana Mania, nuovo capitolo di Super Monkey Ball, in uscita anche questo su quasi tutti i formati, infatti arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, sia in versione fisica che in versione digitale, e anche di questa arriverà una bella Limited Edition con Steelbook all'interno, anche questo molto interessante per i collezionisti. Poi ancora il 5 di ottobre arriverà la remastered di Alan Wake, che uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC, questo bellissimo gioco horror in terza persona che uscì su Xbox 360 e PC e che adesso arriva su questi nuovi formati in una versione con grafica migliorata, sia in versione fisica che in versione digitale. Ragazzi, se non l'avete mai giocato non perdetevelo, perché è veramente un bel gioco. E infine, sempre il 5 di ottobre, arriva su PlayStation 4 e PlayStation 5, su PlayStation 4 VR in particolare, Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey, questo
Puzzle Game. Probabilmente tutti conoscete Puzzle Bubble, ma in questa versione è tutto tridimensionale. Infatti non avrete più un piano di gioco con le varie bolle da far scoppiare, ma delle bolle tridimensionali, quindi molto più difficile da giocare, con PlayStation VR anche più interessante, ragazzi. Uscirà solo in versione digitale. Poi il giorno dopo, il 6 di ottobre, arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 Art of Rally, bellissimo gioco di rally con le macchine tutte poligonali, quadrettose, in stile Virtua Racing. Veramente molto bello questo gioco, ragazzi, uscirà solo in versione digitale. Il 7 di ottobre, dopo quasi 8 anni mi sa, arriva la versione Nintendo Switch di Lego Marvel Super Hero. Gioco che è uscito già su praticamente tutti i formati, su Nintendo Switch è uscito anche il seguito di questo gioco, ma finalmente arriva anche su Nintendo Switch sia in versione fisica che in versione digitale. Ma il 7 di ottobre arriva anche un altro titolone di questo mese, ovvero Far Cry 6. Far Cry 6, questo sparatutto in prima persona, ambientato nei Caraibi questa volta, molto molto bello ragazzi, uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia, sia in versione fisica che in versione digitale, e naturalmente, essendo un titolone AAA, anche di questo uscirà una bella Collector Edition con praticamente una riproduzione di un lanciafiamme. Non funziona veramente, però veramente molto bella. Però ragazzi, attenzione, perché è andata a ruba, quindi non è più disponibile, anche io non sono riuscito a prenotarla. Comunque sappiate che anche di questo era disponibile una collector. Sempre il 7 di ottobre arriverà anche Moonglow Bay, questo gioco molto particolare in uscita su Xbox One, Xbox Series X e PC, praticamente una specie di The Sims dove voi dovete costruire la vostra casa e far muovere i personaggi della casa. Però la particolarità è che avrà tutta una grafica in stile Minecraft, quindi anche questo è molto particolare, uscirà solo in versione digitale. L'8 di ottobre arriverà un titolo importante per i possessori di Nintendo Switch, infatti il giorno di Metroid Dread, nuovo capitolo della serie Metroid. Questa volta sarà un platform a scorrimento come i primissimi capitoli, ma con una grafica poligonale. Questo gioco molto importante, quindi, per i possessori Nintendo Switch, arriverà sia in versione fisica che in versione digitale, e attenzione, perché anche di questo arriverà una bellissima Limited Edition, che anche questa mi sa che non è più disponibile, però per fortuna sono riuscito a prenotarla, quindi la vedremo nella puntata delle uscite videoludiche. Doveva uscire anche l'amiibo sia di Samus che del robot nemico che troveremo all'interno del gioco, ma sono stati spostati al mese prossimo, quindi di questi ne riparleremo il mese prossimo. Poi andiamo avanti, sempre l'8 di ottobre arriva la versione iOS e Android di PlayerUnknown Battleground, che si chiamerà PlayerUnknown Battleground New State, e che naturalmente arriverà solo in versione digitale. E infine, l'8 di ottobre arriverà anche Tetris Effect Connection nella versione Nintendo Switch, dopo essere già uscito su PlayStation 4 e Xbox One. Questo altro puzzle game che naturalmente è sempre un gioco di Tetris, ma con tantissime sfaccettature che lo diversificano dal normalissimo Tetris. Molto interessante, ragazzi, uscirà solo in versione digitale. Poi andiamo un pochino avanti, arriviamo al 12 di ottobre, quando arriva un altro titolo importante di questo mese. Infatti arriverà Black 4 Blood, questo seguito spirituale di Left 4 Dead, questo multiplayer, sparatutto multiplayer, che ci mette in squadra contro orde di zombie. Il gioco uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. E attenzione, perché anche di questo sarà disponibile una limited edition con steelbook annessa, e quindi ragazzi, per i collezionisti anche questo da segnalare. Sempre il 12 di ottobre, altro gioco molto interessante questo mese, Disco Elysium The Final Cut, questa avventura grafica con grafica isometrica che sembra quasi fatta tipo acquerelli. Il gioco uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, sia in versione digitale che, ragazzi, in versione fisica, ma solo per le versioni PlayStation 5 e Nintendo Switch, e solo nella Collector Edition. Collector Edition che si può acquistare dal sito di IM8bit, che però costa un bel po' di soldini, infatti costa la bellezza di 250 euro, quindi per chi la vuole la trova sul sito di IM8bit. Quindi questa versione fisica, PlayStation 5 e Nintendo Switch, si trovano solo in questa collector,
solo sul sito di IM8bit. Poi il 14 di ottobre arriva un altro gioco per PC che si chiama Oberhasli ed è praticamente un gioco musicale sponsorizzato niente meno che da Deadmau5 e che praticamente contiene una serie di minigiochi diversi tutti a sfondo musicale. Il gioco uscirà solo in versione digitale. Sempre il 14 di ottobre, sempre per PC, arriverà anche The Alien Cube, un survival horror in prima persona molto interessante. Dovete cercare di sopravvivere sia contro le intemperie della natura che contro gli alieni e anche i mostri che troverete all'interno del gioco. Molto interessante anche questo, uscirà solo in versione digitale. Il giorno dopo, il 15 di ottobre, arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC The Good Life, una avventura grafica molto classica con uno stile che sembra quasi un cartone animato per bambini di quelli in Silicon Graphic. Il gioco è un po' strano, però sicuramente molto divertente per gli amanti delle avventure, uscirà solo in versione digitale. Sempre il 15 di ottobre arriva Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, questo picchiaduro a scorrimento con uno stile grafico che ricorda naturalmente l'anime a cui si rifà il gioco, e uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC sia in versione fisica che in versione digitale. E sempre il 15 di ottobre arriva un altro gioco interessante per chi non l'ha mai giocato, infatti si potrà giocare a Crisis Remastered Trilogy, questa remastered della trilogia di Crisis, shooter in prima persona. Il primo capitolo fu veramente impressionante ai tempi per la sua grafica. Il gioco è stato addirittura migliorato nella grafica e uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sia in versione fisica che in versione digitale. Il 19 di ottobre arriverà Nerf Legends, uno sparatutto multiplayer in cui potrete utilizzare le armi appunto di questa marca di giocattolo Nerf, appunto, che produce pistole giocattolo, e potete utilizzarla all'interno del gioco con dei personaggi fantascientifici. Il gioco uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC solo in versione digitale. Sempre il 19 di ottobre arriverà Into the Pit, uno sparatutto molto particolare che ci vede alle prese con un mago, quindi non si utilizzeranno delle armi ma le magie di questo mago. In questo mondo magico dovrete entrare in vari portali. Il gioco uscirà su Xbox One e PC solo in versione digitale. Poi il 21 di ottobre arriverà la versione PC di Collection of Saga Final Fantasy Legend, questa compilation che contiene tutti i capitoli di Final Fantasy Legends usciti su Game Boy, già uscito su Nintendo Switch e adesso in arrivo su PC solo in versione digitale. Sempre il 21 di ottobre arriva Discipless Liberations, questo gioco di ruolo strategico che si sembra quasi un gioco da tavolo in cui dovete posizionare i vostri personaggi e farli combattere con i vari altri nemici. Il gioco uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC solo in versione digitale. Il 22, altro titolo importante di questo mese, è The Dark Pictures House of Ashes, terzo capitolo della serie di The Dark Pictures, che questa volta ci vede impegnati con degli archeologi che vanno all'interno di tombe per fare le loro ricerche e troveranno invece una bella sorpresa. Gioco molto interessante, in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC sia in versione fisica che in versione digitale, e anche di questo arriverà una bella collector edition che io mi sono prenotata, quindi anche questa la vedremo nella prossima puntata degli ultimi arrivi. E non solo, perché si potrà comprare anche la compilation che contiene tutti e tre i capitoli, che si chiama The Dark Pictures Anthology, con un bel cofanetto con all'interno i tre giochi in versione fisica. Quindi ragazzi, per i collezionisti c'è anche questo da tenere sott'occhio. E poi sempre il 22 di ottobre arriverà anche The Caligula Effect 2, questo action RPG con uno stile molto anime che uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch sia in versione fisica che in versione digitale. E attenzione, perché anche questo ragazzi uscirà in una bella collector edition, collector edition che si può acquistare solo da Niss America, che tra le altre cose contiene anche uno zaino, quindi ragazzi molto interessante. E anche questa ragazzi me la sono
preordinata, quindi se arriva in tempo, perché deve arrivare dall'Inghilterra, anche questa la vedremo nella puntata del Terribile, se no in quella dopo come recupero. Poi il 26 di ottobre arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Solar Ash, un gioco d'azione molto particolare con il vostro personaggio che sembra quasi che pattini anche in cielo, lasciando una bella scia, con una grafica in cel shading molto, molto interessante. Questo gioco uscirà solo in versione digitale, ma la versione fisica dovrebbe arrivare da IM 8-bit, magari più in là. Poi il 26 è il giorno anche di un altro titolo molto importante, infatti arriverà Marvel's Guardians of the Galaxy, questo nuovo capitolo dei fumetti Marvel trasportati da Square Enix nel mondo dei videogiochi. Uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. Attenzione, perché la versione Nintendo Switch uscirà solo in versione digitale, perché sarà la Cloud Edition, quindi giocata online in cloud, quindi niente versione fisica per Nintendo Switch. Ragazzi, veramente interessante questo gioco, l'ho visto un po' di gameplay e sembra veramente molto bello, sia per quanto riguarda la grafica, la giocabilità, ma anche per la storia. Sembra quasi allo stesso livello dei film, anche se i personaggi sono un po' diversi, quindi tenetelo d'occhio se vi piacciono i fumetti o i film della Marvel. Sempre il 26 di ottobre arriva la versione PlayStation 5 e Xbox Series X di Iron Harvest, che si chiamerà Complete Edition e contiene tutti i DLC delle versioni PlayStation 4 e Xbox One usciti finora, con sicuramente miglioramenti grafici. Il gioco uscirà solo in versione digitale. Altro gioco in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X, già uscito su altri formati, è Pumpkin Jack, questo gioco d'azione che ricorda tantissimo Medieval. Qui il personaggio ha una testa a forma di zucca che tra l'altro si può staccare, può camminare da sola, ma ragazzi, ricorda veramente tantissimo Medieval come tipologia e anche quasi come ambientazione di gioco. Il gioco uscirà solo in versione digitale. Il giorno dopo, il 28 di ottobre, arriverà un gioco che tra l'altro abbiamo visto nell'ultima puntata del TG Games Limited, ovvero Voice of Cards, The Isle Dragon Roars, questo gioco di ruolo però fatto tutto con le carte. Infatti avrete il tavolo di gioco dove posizionerete le vostre carte per muoversi e poi i combattimenti avverranno anche stile gioco di carta. Molto particolare, ragazzi, uscirà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC solo in versione digitale. Ma il 28 è anche una data importante per gli amanti degli strategici, perché arriverà la versione PC di Age of Empires 4, quarto capitolo di questo strategico ormai famosissimo, uscirà solo in versione digitale. Sempre il 28 di ottobre, altro gioco interessante e importante per questo mese è Riders Republic, questo gioco di corse multiplayer, dove i vostri personaggi faranno degli sport estremi come snowboard, mountain bike o addirittura si potrà volare con dei jetpack. Il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia, sia in versione fisica che in versione digitale. Sempre il 28 di ottobre arriverà anche la versione PlayStation 5 e Xbox Series X di Ghost Runners, questo gioco in prima persona con il vostro personaggio che potrà utilizzare sia armi da fuoco che armi da taglio, oltre a saltare da un muro all'altro in stile parkour. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Ancora il 28 di ottobre, altro gioco in arrivo dal passato, è Project Zero Maiden of Blackwater, gioco che uscì su Nintendo Wii U, questo horror della serie di Project Zero, e che adesso arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC solo in versione digitale. Ma attenzione, perché uscirà una versione fisica per Nintendo Switch per il mercato asiatico, quindi chi vuole la versione fisica, almeno per Nintendo Switch, la trova ad esempio da Play Asia. Sempre al 28 di ottobre arriva su PC Super Robot Wars 30, questo strategico con i robottoni dei vari anime giapponesi della storia, da Gundam a Mazinga, che se la danno di santa ragione in questo bellissimo gioco che nella storia è uscito su tantissimi sistemi, che questa volta arriva su PC con una grafica veramente innovativa rispetto agli altri capitoli. Speriamo che il gioco arrivi anche su console e che arrivi anche in versione fisica. Per il momento arriva solo su PC in versione digitale.
E finiamo con un altro gioco importante per i possessori di Nintendo Switch. Infatti il 29 di ottobre arriverà Mario Party Superstars, questo multigame, questo casual game dove voi avrete il vostro tavolo di gioco, dove lancerete i dati, i personaggi si muoveranno sul tavolo e poi faranno tanti minigiochi per vedere chi vince. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. E con questo, ragazzi, è tutto. Questo mese, come avete visto, veramente tanti giochi importanti e anche tante Collector Unlimited in uscita, quindi ce ne sarà da spendere questo mese. E dopo aver visto ben 3 puntate senza giochi del mese, finalmente avremo una puntata con tanti giochi del mese, quindi sono contento per questo. Ma non ci sono solo giochi in uscita questo mese, ci sono anche un po' di film interessanti da segnalare. Si parte il 7 di ottobre, quando per i più piccini arriverà Baby Boss 2 Affari di Famiglia, questo secondo capitolo di Baby Boss, questa specie di bambino boss molto divertente. Sì, è un film per bambini, ma anche noi grandi ci possiamo divertire con questo genere di film. Poi il 14 di ottobre, per gli amanti dei fumetti, arriverà Venom, la furia di Carnage, che però a me particolarmente non mi sta prendendo tantissimo dai trailer che ho visto, a parte Carnage, per il resto non sembra un granché. Speriamo che mi debba ricredere. Comunque il 14 di ottobre arriva Venom. Poi il 21 di ottobre, per gli amanti degli horror, arriva Halloween Kills, nuovo capitolo di Halloween, questo assassino con la faccia umana che copre la sua vera faccia, e nuovo capitolo in uscita il 21 di ottobre. Altro horror interessante arriverà il 28 di ottobre, infatti il giorno di Antlers, questo film horror prodotto da Guglielmo del Toro, che a me ricorda un pochino Stranger Things, però in versione molto più horror, comunque sicuramente interessante, in arrivo il 28 di ottobre. E infine, sempre il 28 di ottobre, altro film interessante tutto italiano è Freaks Out, questo film che vede questi scherzi della natura che lavorano in un circo e poi cercano di fare un'avventura. Molto belle le ambientazioni, molto belle anche i costumi, quindi ragazzi tenetelo d'occhio perché è un film molto interessante. E con questo, ragazzi, è tutto per questa puntata delle uscite videoludiche. Ci vediamo domani con la nuova puntata del TG Games Limited e poi ci vedremo o domenica o lunedì con la puntata degli ultimi arrivi. Anche questo mese non ci sono, come abbiamo già detto, giochi del mese, però ci sono un sacco di recuperi. Per fortuna in questa settimana mi sono arrivate anche delle limited. C'è una sfiga incredibile, poi c'è una chicca che è il recupero di una sfiga di un altro mese. Insomma, ragazzi, tante cose interessanti, ma le vedremo tutte nella puntata, ripeto, o domenica o lunedì. Per il momento è tutto e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao! Vi dicevo, tanti titoli AAA. Per gli amanti dei giochi calcistici, poi sempre l'1 di ottobre arriverà Phoenix Point. Poi andiamo avanti, sempre l'8 di ottobre. E infine l'8 di ottobre di Papua, con grafica isometrica molto porca puttana. Arriverà poi arriva Discipless Labyrinth Iteration. Che cazzo? The Isle Grand Drancazza. O addirittura si potrà volare. Ragazzi, il gioco si potrà volare, dopo aver visto è arrivata la squadra di calcio, ma non aspettare che passa alle 11 di notte. Sempre il 7 di ottobre arriverà anche Moglow Bay, pure i fuochi d'artificio.
Il giorno dopo, l'8 di ottobre. Porca puttana, ma che cazzo, non erano finite? Ma vaffanculo.